l'impegno della Giunta regionale a proseguire il confronto istituzionale aperto con il Governo nazionale a difesa del risparmio e del credito in Toscana nella ricerca delle migliori soluzioni tecniche possibili per garantire un futuro solido al Monte dei Paschi di Siena. Con la sola astensione di Fratelli Italia quindi passa a larga maggioranza una risoluzione per tutelare il marchio, i posti di lavoro e la governance in Toscana. Ho fatto l'appello al Consiglio regionale perché il Monte dei Paschi possa mantenere quella identità che significa lavoratori da difendere, significa management da tutelare, perché abbiamo dei dirigenti di prim'ordine, che significa prospettive di mantenimento di una banca pubblica che sia di motore a tutto il rilancio e alla ripresa dopo l'emergenza economica che segue l'emergenza sanitaria. C'è stato uno sforzo teso all'unità, ci siamo arrivati molto vicini. L'obiettivo primario era dare al presidente Eugenio Giani una linea di indirizzo largamente condivisa da tutte le forze politiche. Questa risoluzione basa su tre assunti fondamentali. Il primo, fare in modo che venga tutelata l'occupazione, venga valorizzato le professionalità di chi opera all'interno del Monte dei Paschi. La seconda, che qualunque sia la strada che verrà scelta nei prossimi mesi, la direzione della banca resti a Siena. E la terza e non ultima è quella di valorizzare il marchio Monte dei Paschi. La scelta e il fatto che sia stata votata a larga maggioranza, quasi diciamo all'unanimità, e comunque con nessun voto contrario, è il segno di tutte le forze politiche di voler dare un mandato pieno al presidente Eugenio Giani per fare in modo che venga valorizzata la banca, venga valorizzato il territorio e si possa evitare di disperdere un valore importante per Siena e per la Toscana. Purtroppo abbiamo il problema del personale, perché? Perché tutte le banche hanno tagliato, Monte dei Paschi non l'ha fatto e quindi ancora questa redditività operativa che non funziona. Quindi diamogli tempo, il piano c'è, mi sembra che è un piano realistico, certo non raccontano sogni, se l'avete letto, dicono quello che sono e quindi cerchiamo di tagliare, io direi anche di fare qualche dismissione perché l'hanno fatto tutti i sistemi bancari, tutte le banche l'hanno fatto per salvare il salvabile, perché una fusione vuol dire chiudere il Monte dei Paschi. Riteniamo che deve essere rinviata l'uscita del capitale pubblico dal Monte dei Paschi, e questo anche per dare la possibilità di continuare a lavorare per tutelarne il marchio, che è un marchio glorioso, il radicamento, i livelli occupazionali, il suo ruolo nel tessuto economico e sociale della Toscana. Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana. L'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia. Per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Chiediamo di assumersela facendo in modo che dipendenti, marchio e storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda al centro Monte Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia. Non si può perdere questa storia, abbiamo il dovere di traghettarla nel futuro. Quindi il nostro sostegno per accompagnare questo percorso e fare in modo che nelle prossime settimane si risolva, diciamo, il dossier Monte Paschi, rafforzando questa storia, dandole ambizione e soprattutto consentendole un grande percorso di crescita, di rafforzamento e di consolidamento. Sappiamo che a metà del 2022 vi è l'impegno di dismissione delle quote in Banca Monte dei Paschi da parte del Tesoro. Noi chiediamo, in considerazione del carattere eccezionale dell'emergenza che stiamo vivendo, una moratoria di 30 mesi, così come chiediamo una proroga di 12 mesi per quanto riguarda il Golden Power nei confronti dei soggetti europei. Condividiamo la richiesta, di sostegno dell'iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi di risarcimento, nei confronti della banca, e proprio per questo, abbiamo chiesto che sia nominato un advisor che possa seguire appunto la soluzione della controversia. Chiediamo un nuovo ruolo di Fidi Toscana, perché vi sia quell'impegno diretto della Regione Toscana anche sotto questo punto di vista. La Lega ha le sue idee,
ha le sue proposte, le sta portando, ecco, in modo responsabile anche per quanto riguarda la difficile questione bancaria. Temiamo, ecco, possa esservi delle ulteriori conseguenze negative dopo anni difficili per le banche toscane, e questo non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere soprattutto dal punto di vista occupazionale, ma dobbiamo conservare anche la territorialità delle nostre banche. Ecco perché chiediamo che la direzione generale rimanga a Siena e che si faccia di tutto davvero per tutelare l'illustre nome Monte dei Paschi, che rappresenta un brand dal valore storico e culturale altissimo. Ciò che è avvenuto, quegli intrecci tra politica e finanza che tanto male hanno fatto a Monte dei Paschi e di conseguenza ai risparmiatori, agli azionisti e al territorio non solo regionale ma anche nazionale, non ci fossero più, fossero in tutti i modi da quel momento in poi stornati. Ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità, una possibile accordo che ci può essere stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla Regione Toscana di un membro della deputazione per sostenere quella che è la riforma dello statuto che in questo momento è promossa da Giani. Questo significherebbe, se fosse vero, che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni, degli errori che sono stati commessi. Io spero che Giani possa in maniera esplicita rigettare questa ipotesi che è stata fatta, darci dei chiarimenti e si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori, a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo, che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra regione, ma anche all'Italia. E questo lo dobbiamo, l'intervento che è stato fatto per salvarla, ricordiamolo che è stato fatto anche al prezzo delle tasche di tutti noi cittadini, dal momento in cui è stata acquistata la parte delle quote. Quindi il salvataggio è importante, ma è importante in questo momento pandemico anche cercare di capire quali sono i tempi giusti, che sono non meno importanti delle giuste decisioni. Sì, al documento unitario, dove il caposaldo era quello che ormai chiediamo da sempre, che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare Monte dei Paschi nelle mani del Tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana, la banca più vecchia al mondo, per dare delle radici solide. Questo non esula però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione fra la politica e la banca, perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome, era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era Presidente del Consiglio dei Ministri che scelse i membri del CDA della banca, il Presidente della banca che con una scellerata decisione decisero di acquisire Antonveneta e Banca 121. Da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena. Non siamo contrari a nessun processo di fusione, non siamo contrari ai processi di acquisizione, ma a alcune condizioni. La prima è che la direzione rimanga a Siena, cioè che a Siena rimanga la direzione di Monte dei Paschi di Siena, che non si tocchi il marchio. Abbiamo visto sparire in Toscana troppi marchi, che si tutelino i livelli occupazionali, che si tutelino gli investitori, i risparmiatori e il nostro tessuto economico e commerciale che dà sviluppo. Quindi vediamo cosa succederà. Per ora siamo in un momento in cui abbiamo dato mandato al Presidente Giani di andare a relazionare con il Ministro del Tesoro. Ci aspettiamo che torni e che relazioni nuovamente in Consiglio regionale. Noi crediamo che essere coraggiosi ed essere padroni delle proprie idee significa difenderle anche quando sei l'unico che rimane a pensare in una certa maniera. Noi pensavamo, quando Giuseppe Conte era Presidente del Consiglio, che la privatizzazione di MPS andasse rimandata di almeno 24 mesi. Ora è cambiato il Presidente del Consiglio e non è che perché adesso si chiama Mario Draghi e di professione ha fatto per una vita il banchiere, noi cambiamo idea. Non possiamo ignorare quello che è successo negli ultimi anni. Non possiamo far finta che gli ultimi 30 anni o 40 anni non siano mai esistiti e che se oggi MPS si trova con l'acqua alla gola è così perché è colpa degli alieni. È colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani in MPS per 30 anni, per 40 anni e ha creato questo dissesto. Non abbiamo votato il documento per questo motivo qua, perché noi rivendichiamo che se oggi MPS è in difficoltà
lo è per colpa di una precisa parte politica. Lo SPID sostituirà ogni altro codice di relazione e riconoscimento nei servizi verso la pubblica amministrazione. Dopo una fase di sperimentazione interna, gli uffici URPE della Regione e del Consiglio regionale e alcuni sportelli del Servizio Sanitario Regionale dei Comuni sono aperti al pubblico per il rilascio delle credenziali SPID, che dallo scorso 28 febbraio è l'unico codice di accesso ai servizi di pubblica amministrazione, sostituendo tutti i singoli PIN dei vari enti che diventeranno non più utilizzabili dal prossimo 30 settembre. I cittadini potranno dunque rivolgersi allo sportello URP della Regione o a quello del Consiglio regionale, entrambi a Firenze, oppure ai CUP della ASL del proprio territorio di residenza, che via via si stanno attivando. Per usufruire del servizio, vista l'emergenza pandemica in corso, sarà obbligatoria la prenotazione. È una delle prime cose che abbiamo detto al momento della mia elezione, quella di cercare di aprire il Consiglio regionale ai cittadini in un tempo come questo, molto complicato, in cui sempre più cittadini vogliono accedere alla digitalizzazione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro URP. Ringrazio l'assessore Ciuoffo per l'importante lavoro messo in campo in questi mesi, un lavoro che tende sempre di più a semplificare la vita ai cittadini, a dargli la possibilità di accedere ai tanti servizi che mettiamo a disposizione, un modo per tornare ad essere all'altezza degli occhi di ogni persona. Credo che questo servizio messo a disposizione della comunità garantirà a tutti un processo di vera semplificazione, non più codici, PIN, altri elementi di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Consiglio regionale della Toscana attiva i ristori per i maestri di sci e le proloco duramente colpiti dalla crisi economica conseguente alla pandemia. Il provvedimento, frutto dell'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Toscana, è reso possibile grazie ai risparmi conseguiti dal bilancio del Consiglio regionale. Noi abbiamo provato a fare la nostra parte. Con il risparmio di 1,5 milioni di euro vogliamo sostenere il mondo della cultura, le proloco e in questa specifica situazione anche gli operatori e i maestri di sci. Sappiamo che stanno vivendo un periodo difficile e questo bando permetterà loro di avere un piccolo ristoro, ma fino a un massimo di 800 euro. 200.000 euro che vengono dati ai maestri di sci è la prima boccata d'ossigeno. È un passo importante in controtendenza, ma non è sufficiente. Continueremo a chiedere un intervento più sostanzioso e più deciso da parte anche della Regione a favore della montagna toscana. Il Covid ha portato via loro una stagione, serviva una misura economica a sostegno di questa categoria che evidentemente più di altri ha sofferto, molte volte dimenticata in ambito nazionale. Bene che la Regione Toscana e in questo caso il Consiglio regionale, mediante delle risorse risparmiate per altre funzioni, abbia trovato l'opportunità di consentire a queste donne e questi uomini di fare una domanda, di avere un ristoro che arriverà nelle prossime settimane. Sostenere le proloco vuol dire aiutare a tenere in vita un sistema che può farsi trovare pronto nel momento in cui appunto la pandemia non ci sarà più e quindi magari potremo ritornare a fare quella vitalità sociale, però in questo momento serviva avere delle risorse per tenere in vita le attività delle proloco e abbiamo condiviso come Consiglio regionale e Ufficio di Presidenza questa opportunità di dare un sostegno economico a tutte le proloco diffuse in Toscana. Oltre 370 proloco che operano in Toscana potranno avere un piccolo ristoro a causa della mancata attività che hanno dovuto purtroppo subire l'anno scorso a causa della pandemia. Quindi siamo veramente lieti che l'attenzione del Consiglio regionale della Toscana possa portare anche a una maggiore attenzione per il ruolo importantissimo che svolgono le proloco, soprattutto nelle piccole località dove sono il cemento, l'unione anche fra la popolazione. Chiaramente non è una risoluzione generale e globale, ma è un'attenzione che accogliamo di buon occhio e quindi ringraziamo tutti e con l'auspicio che ovviamente si possa iniziare un percorso anche di rinascita di tutta la categoria della montagna e delle persone appunto che in essa vivono.